Mauro da Mantova scatenato. No, ma chi è? Contro tutto il mondo, ma anche contro di noi. Ma perché? Il signor Mauro. Non esiste più, c'è Mauro, solo Donato da Varese. Sì, ma per te c'è solo Donato, per me ci sono tutti. Tra i miserabili. Per me ci sono tutti. Caro Se Mauro. Se uno deve scegliere un miserabile, sceglie Donato. Caro Mauro, so che molti ascoltatori aspettano questo momento, eccetera. Io ti accolgo qui sempre a braccia aperte. Ma figurati. Il problema. L'hai dimenticato anche tu, anche no, tu lo disprezzi. Non è che l'ho dimenticato, lo consideri un poveretto, un cialtrone, un maledetto, un. Con quei capelli biondi alla Trump, un personaggio patetico, mi hai detto più volte, un patetico. No, io non l'ho mai detto, no. Sai che c'è, poi mandami, ma dai, un poveretto, ma come fai a perdere tempo con quello schifoso? Ma perché perdi tempo con quello schifoso? Perché ci vai a cena, ma che schifo. Due volte, tre volte, insieme ad altri. Ma è normale, ma guarda, anche mezza è già troppo, capito? Ma no, anche no, mezza. Questo sbagli, tu questo potresti sbagli. Ambire a uscire, che so, ma come siete la film meccanica con Bernardo Henri Lévy. Ma che cazzo me ne frega, meglio Mauro Domando. Se volessi organizzare una cena, ad esempio, inviterei Bernard Henri Lévy, avrei delle cose da imparare. Ma chi se ne frega? Che cosa di Bernard Henri Lévy, grande filosofo francese? Bernard Henri Lévy. Henri Lévy, ecco, ottimo. Oppure con Galli della Loggia, ad esempio, Ernesto Galli della Loggia, con Angelo Panebianco. Ma che cosa ti dici dopo Mauro Mantova? Con quell'idiota lì, che cosa gli dici dopo due minuti? Pai che te! Non hanno portato gli spaghetti, sai perché? Perché gli De Benedetti il posto? Dice, no, guarda, semplicemente sono in ritardo con la cattura. No! Dice, no, guarda, è un ristorante normalissimo, non è che. Dai, ma ti rendi conto? Senti il delirio, senti il delirio. È successo che quel coglione dei Cruciani mi ha chattato ieri notte alle 4:30 che ero in chat con una bella fighetta, tra l'altro. E mi dice, mi va a intervenire una roba e l'altra, mi chiama alle 8:15 stasera, poi alle 8:20 mi butta giù, non mi chiama più, ma vai a fare in culo, ma chi cazzo sei? Ma io non t'ho neanche più caccato, ma ti mando a fare in culo, ma chi cazzo sei? Ma sei tu che hai bisogno dell'audience, perché se io te lo faccio l'audience in quella fottuta trasmissione di merda, se non intervengo io nessuno te lo caga più quella trasmissione lì, capisci che ascoltino la Zanzara per ascoltare quell'idiota di Parenzo o quelle coglionate che dici tu, Cruciale, ma vaffanculo, va. Mi hanno chiamato 8:15, a 8:20-8:25 buttano giù la chiamata perché cade la linea, chiamo una volta, mi dice la Nicole che glielo dice, aspetto 10 minuti, un quarto d'ora e qui non chiamano, allora richiamo e ho detto, ma gliel'hai detto Nicole? Fa sì, glielo ho detto, fa se non chiamano fa non so cosa dirle, signor Mauro, ok. E allora sono sbroccato, tu vai a prendere in culo tua madre, tua sorella, tuo fratello, vai a fare in culo te la tua trasmissione di merda, perché io te non sono nemmeno cacato, né te nella trasmissione e né tutti voi, perché io non ci guadagno un cazzo, ok? Io non ci guadagno un cazzo, siete voi che ci perdete, perché se io ho visibilità e la gente ha piacere di sentire me, non è che io li pago o li costringo, probabilmente valgo di più di quel coglione che hai a fianco, perché se quando mi metti con le hashtag io arrivo al 72-76 e quel coglione raccomandato di merda, ebreo schifoso, arriva al 26 al massimo, perché lui non vale un cazzo. Ma chi è? Che ne so, cita delle cose su. Ma cos'è? 26, 76. Ma cos'è? L'Audi Radio, cos'è? Impazzito ormai. Maurone! Maledetto. Ti accolgo maledetto. Sempre a braccia aperte qui, il nostro Napalm 51, come cazzo era? Allora, tieni il tuo coglione, vai a leccargli il culo al Cairo e vaffanculo te e la tua trasmissione di merda e io ti mando a fare il culo forever, ok? Tanto io non è che ho bisogno di te, sei tu che hai bisogno di me, quindi vai a fare in culo, vedremo cosa dura la Zanzara senza i miei interventi, voglio proprio vedere. Non vedo l'ora, io ho visto 3 mesi senza il mio intervento, non lo cagava più nessuno, non sapevano più chi mandare in onda a fare audience, hanno chiamato il rabbino di Milano, una cosa imbarazzante, comunque lo beccano il culo loro, non io, però io non ci perdo, non ci ho mai guadagnato niente, sono loro che ci perdono.
Comunque vive in un mondo tutto suo, eh. Poi soprattutto non è un cazzo da fare dalla mattina alla sera per colpa di Monti, De Benedetti, posso dirti, eccetera, esatto, eccetera. L'unico modo che noi abbiamo per distruggerlo e annientarlo definitivamente è non parlare più di lui, né far sentire questo, perché questo qui rivitalizza l'infame. Cioè il maledetto cosa fa? Quando si sente in onda si rieccita e si risente importante. Questo... Proviamo per un mese, da qui a fine luglio, a ignorarlo, cioè no, proprio non sentirlo più, uno che scompare. Il maledetto scompare, vedrai. Fabio da Piacenza, vai Fabio, vai. Ciao ragazzi. Dimmi. No, niente, io buonasera. Allora gli dico, ma come cacchio fai a vedere la tua ragazza, magari diventerà tua moglie, che ti fa trombare da un altro? Ma come cacchio, amico, ma se gli piace, ma se a lui piace, ma se capito, a lui piace. A me dà fastidio quando mia moglie gli guardano il culo, magari uno che la guarda più di tre secondi, secondo te? Te tu sbrocchi per queste cose così banali, così borghesi, mica è colpa sua, di quell'altro ascoltatore. Lui piace fare vedere la propria moglie, la propria ragazza scopata da un altro, ma sarà libero, non è pieno di gente che è così, Ho capito, però non so se ci hai fatto caso, soprattutto chi? Maschi, non femmine, maschi. Ma amico mio, io è questa cosa che mi ha fatto. Dai, chiamarvi, sì, perché ma se ci temo che alcune donne la pensino come Cruciani, cioè temo che non ci sia grande differenza. A proposito, in Elena caso. Da Milano, sentiamo Elena da Milano. Ecco, vediamo se vuoi parlare di legge elettorale. Dimmi. Mi senti? Sì, ti sento tesoro. Allora, io volevo dire a Parenzo due cose, perché stavo ascoltando il podcast di ieri, quindi io sono sempre un po' in ritardo, e Parenzo ha tirato fuori la storia delle cavigliere. Ogni tanto la maggioranza silenziosa ha un guizzo, come dire, no? Il mondo un po' si risveglia. Silenziosa, però sono settimane ormai che gli mando messaggi, Parenzo quando vuoi, Parenzo quando vuoi. Ah, sei tu, cara Elena, signora. Amica mia! Come sta, cara signora Elena? Buongiorno. Buonasera, Parenzo. Buonasera, benissimo. Cara. Buonasera. Dimmi subito chiaramente, te lo scoperesti, Parenzo, no? Subito, no, chiaro. Dimmi, chiaro e tondo. Chiaro e tondo. Con il suo charme, con la sua eleganza, cioè gli dici di no, voglio dire. Vabbè, adesso non esageriamo, altrimenti Mauro si arrabbia, il signor Mauro. No, per esempio, ma tu toccheresti con un dito? Hai visto mai in foto il signor Mauro davanti? È agghiacciante. Vedi, persona per bene, buon gustaia, no, la signora. Ti giuro che ascoltarlo adesso, tra l'altro, mi è venuto tipo l'orticaria, perché io quando c'è. Cioè, tu non toccheresti nemmeno con un dito il signor Mauro davanti. Ma neanche con i guanti. Durante un tuo intervento da qualche parte, forse a Verona, era orribile, mamma mia. Cioè, orribile. Mauro Damanto, Elena da Milano, due punti. Mauro Damanto è orribile. Guarda, sì, no, Mauro, mi spiace, ma. Potrei offrire, vedi, una cena a questa simpatica signora. Già un passo avanti, scusa Elena da Milano. Scusa Elena, no, ma che cosa ci trovi in Parenzo di affascinante? Vabbè, ma questo non è il tema di discussione. Il modo in cui lui si approccia alle donne, cioè lui le corteggia, fiori, teatro, Zagrebeschi eccetera, e poi le schiena. Zagrebeschi. E poi lo schiena. Anche Zagrebeschi dovresti citare sempre. Scusa Elena, tu possiedi cavigliere? Possiedi cavigliere, sì, amica sì, mia. Sì, infatti ti ho mandato anche la foto, perché ne ho ben due. Una hai mandato la foto qui su WhatsApp, adesso oggi non la controllo bene. Poi te la giro. Questa questione delle cavigliere, sai come Parenzo, cioè sulle cavigliere non mi sono trattenuta veramente, sono settimane che volevo telefonare, non l'ho fatto, però sulle cavigliere, cioè, scusa, cosa faresti, signor Parenzo, tu? Adesso lascia stare, nel merito non si entra mai. No, la domanda vera è cosa farebbe Parenzo, cioè quello mi interessa. Beh, questo ha già detto, si è già espresso con una frase semplice: teatro, ristorante, oppure teatro, oppure cinema, e poi schierare. E poi schierare. Anche con una certa violenza, l'ha detto. Dottore. Esatto. Dottore. Palale. No, Parenzo non attacca. Vabbè, Elena, allora poi combino io. No, va bene. Senti, scusa, da Milano, per caso, tu squirti? Per caso, così un passaggio. Solo in compagnia di Parenzo. No, adesso questo non ci pigliare per il culo, perché non lo sai. Perché non lo puoi sapere. Normalmente squirti. Vicino, io sono vicino a Radio 24, abito esattamente vicino a Radio 24. La prossima volta che viene Parenzo, me lo dici e vediamo, combiniamo. Vabbè, no, ma dico la semplice domanda: la signora Elena squirta o no? Ma no, lascia stare, non insistere magari con la signora. No. Vorrei lasciare quel mistero velato a Parenzo, onestamente. Ma adesso non diciamo cose così. Vuole lasciare il mistero per il vostro incontro. Ma non ci sarà nessuno adesso, grazie Natania, di tutto. Natania, amica mia! Non ci sarà nessun incontro. Natania, che donna fortunata. Adesso tocca fortuna, adesso ragazzi, no, adesso è ribaltamento, una dai. Su due passi, perché poi invece la maggioranza la pensa come la signora Elena, perché la maggioranza ha buoni gusti, ma voglio dire, tu invece selezioni in entrata delle telefonate agghiaccianti e dai un'immagine diversa del paese, vedi, questo è il paese Michele reale, da Milano. Michele da Milano, Michele, oh, dimmi.
Vedete che sono tutto sudato a Parenzo. Mamma mia, tanto la maggioranza silenziosa non suda. Non è della maggioranza silenziosa. Una delle cose più disdicevoli è quella di sudare. No, sudare è normale, dai. Cioè, bruttissimo. Oggi c'è più umidità. Anche le donne che sudano è ottimo. No, ma anche è totalmente inelegante. Posso dirti che è veramente inelegante sudare? È proprio inelegante. Ma che cazzo dici? È una cosa non sudi perché non lavori, è diversa la cosa. No, no, io lavoro anche, cammino molto a piedi anche d'estate, ma io per fortuna non sudo. La mia epidermide non suda. Vabbè, Michele, che vuoi? Lì al fresco. Michele, bello lì al fresco, allora non suda, perfetto. Ma vabbè, Michele, che cosa hai chiamato a fare? Dimmi, cosa hai chiamato? Ho chiamato per dire che Parenzo è un falso. Perché è un falso? È un falso perché lui recita. Ma recita cosa? Non nessuno recita. Recita perché dice sempre le stesse cose. Poi? E quindi per me lui fa la... come si dice? La controparte a te. Vabbè, non sai che cazzo dire. Domenico Dall'Aquila. Per me non è naturale. Vabbè, vai a fare il culo. Domenico Dall'Aquila. Lei è noioso. Domenico Dall'Aquila, vai. Eccomi. Dimmi, caro, dimmi. Ha pure rimorchiato il nostro perfettista. Capito? Gracchiante, oh. No, complimenti. Vabbè, allora? La cosa normale. Forse alla cavigliera non ti ha detto che c'ha 3-4 dildo da usare su di te. Cosa normale. Vedi, io dico la volgarità di quest'uomo, poverino, che non so chi rispetto sia. Rispetto alla si grazia di Elena, per esempio. Ma no, in generale, rispetto al paese reale, la volgarità di questo, che sicuramente suda, peraltro. Ti ma ha detto solo una parte della serata, insomma. La volgarità. Vabbè, di perché dovrebbe usare scusa, i dildo? Comunque non devi omettere questioni importantissime. Quali sarebbero le questioni importanti? Ma mica c'è l'auricolare, io sento l'eco. No, io sento benissimo. Lei sente stavolta l'eco perché è bacato in testa. Quindi, siccome c'è il vuoto, sente la eco in testa. Avendo nulla dentro, è evidente che sente l'eco. Dice: che cazzo è qua? Sono io, la mia voce. E appunto, non c'è niente. Per forza. Vabbè, che vuoi? Il Gracchiante ha rimorchiato, unico. Dimmi, Domenico, dimmi, che vuoi? Non puoi omettere fatti importantissimi. Cioè? Spesso e volentieri. Sputi merda sul sud, sul meridione. Io non sputo merda, come dire, dipingo la realtà, come dire. Fotografo la realtà di un paese irrecuperabile. Hai certamente ragione. Ma però... hai sentito come parlano ad Acri? Lo hai sentito chi si presenta alle elezioni ad Acri? Ma di che parliamo? Ho capito, dai. Ma devi dire anche che i meridionali c'è stata una diaspora peggiore. Ma non mi rompere i coglioni con ste stronzate, Domenico, dai, su. Guarda, io ti lascio, ti accarezzo e vai a prendere un tè caldo, come dice il mio amico Caressa, vai a prendere anche una pillolina, come diciamo invece noi, un'ambulanzina, una serata tranquilla, calma, a lettino, perché è già tardi, 20:50. Ah, regà, ci sentiamo domani, ciao. Ciao, Lorenzo, ciao. Quando vuoi. Buongiorno ragazzi. Allora volevo dare la mia opinione a riguardo alle cazzate che ha detto quella stronza che sicuramente sarà stata pagata da quell'ebreo sfigato coglione che ce l'ha morti con me, perché sa che lui è inferiore a me, lo ho dimostrato sempre con le hashtag. Nelle hashtag lui perde sempre spudoratamente, lui al massimo arriva al 36 e io a volte invece al massimo arrivo anche al 76, quindi... Caro Parenzo, sei un perdente, uno sfigato, una nullità, lo zero assoluto. E volevo dire, cara Elena, io non so che faccia la stronza hai, puoi essere bello o brutto, ma a me non me ne frega un cazzo. Tu puoi essere come sei. La cosa è pacifica. Con un imbecille, cafona, che giudica me, alla radio non me lo viene a dire in faccia, perché io ho qualcosa da dire, a uno glielo vado a dire in faccia. E se non hai... E se non hai il coraggio lui ci vado io. È che purtroppo il tuo amico Parenzo a Verona, sai perché non è venuto, cara la mia imbecille? Perché tu sei un imbecille. Lui non è venuto perché aveva paura di prendere da me. E io gliele davo, gliele ho promesse, ma tanto, se non gliele ho date lì a Verona, gliele do a Roma, gliele do a Milano, gliele do in un'altra città quando lui magari va là a sparare minchiate. E se ci sei tu, non ti picco, ma ti piglio a calci in culo. Invece, ma te, ma che cazzo ti vuoi? Ma che cazzo ti vuole scopare te? Ma te puoi fare e dire quello che vuoi. A me non me ne fotte un cazzo, ma che cazzo sei? Che sei una scureggia. Per me sei una scureggia. Che cazzo sei, Elena? Già il nome mi è mai piaciuto, Elena, perché è proprio un nome insignificante, proprio zero. Ma a parte quello, ma tu che cazzo, perché quando sono ero a Verona che c'è il gruppo, perché non sei venuto a dirmelo? Perché non sei venuto a dirmelo? Eh? Che fai tanto la bulla, dovevi venire a dirmelo, visto che faccio schifo, che sono brutto come la mela. Beh, io non mi ritengo certo Kevin Costner,
ma non credo proprio di essere una merda. Sono una persona normalissima. Beh, essere meglio di Parenzo ci vuole molto. Io non ho le occhiaie da segaiolo come lui. Perché cosa? Poi io mi domando, cosa inviti? Cosa inviti Parenzo? Lui si tira le seghe, tanto se anche volessi scopare quello non si scopa, si tira le seghe. E ritengono che valga quella cifra là, si assumono la responsabilità. Comunque, di pagarlo quella cifra, vediamo se rivale quell'investimento. Cosa è successo nel weekend? Ma non è che ha fatto male lui a chiederli. No, eh? Cosa lui è successo? Fatto... Cosa è successo nel weekend? Successo, a Padova è successo qualcosa. E a Padova ha vinto il centrosinistra e ha perso Bitonci. Nel resto d'Italia, Bitonci. Oh, nel resto d'Italia ha vinto soprattutto il centrodestra. Ma soprattutto pare che Mauro da Mantova abbia incontrato una donna. No. Sì, ha incontrato una donna. Ma chi è Mauro da Mantova? Mauro da Mantova è... Io conosco solo Donato da Varese. Ha incontrato una donna in un supermercato. Ha incontrato una donna in un supermercato. E questa mattina ho conosciuto in un supermercato un albanese di 28 anni. Una single con una figlia di 13 anni. E allora mi fa, sto parcheggiando la bici, fa, attento perché ti rubano la bici qua, eh. E allora mi fa, vuoi che andiamo a bere un caffè? Guarda, se mi aspetti che faccio spesa, poi andiamo a bere un caffè, siamo andati a bere un caffè, poi butto un succo di frutta al mirtillo. E guarda, quando ci vuoi venire qualche volta a trovarmi, a mezzogiorno, la sera quando vuoi, ti invito a cena, vieni a mangiare a casa mia, farò pranzo, la cena, io sono bravo, fa da mangiare, quindi sicuramente ti fa piacere. Mi ha chiesto il numero lei, io gliel'ho dato, e lui mi ha detto, se sei libero oggi ti vengo a trovare, no, non c'è problema, mi viene a trovare, e alle 4 viene. Gabriele, amico mio, la vittima oggi non sfugge. Ormai è candidata alla giustizia, sarà giustiziata senza pietà da Belvamen, detto trucidator. E vai. Io non so com'è andata poi, probabilmente, caro Parenzo, questo incontro è avvenuto, se secondo te è tutto pazzo, è tutto inventato. Tutto totalmente inventato. Io però volevo chiamarti la tua amata Elena. No, io so neanche chi sia io. Beh, la tua amata Elena, quella che ti corteggia, quella che ti corteggia. Ma chi è? La signora che ogni tanto dice... Sì, sì, te la voglio chiamare. Ma te non la so chi sia però. Sì, sì, lo sai. Quella che ti vuole schienare. Ma assoluta, ma che discorsi banali. Ma che discorsi... Pronto? Elena? Sì? Qui la Zanzara, ciao. Ciao Cristiani. Come andiamo? Bene, dimmi. C'è anche Parenzo, ti voglio presentare Parenzo. Parenzo sei a Milano? A Roma, cara. Ah, peccato. Come peccato, amico mio! Peccato! Cosa dice peccato? Beh, è la signora che ti vuole schienare. Cos'è? È la signora, buongiorno, è la signora Elena. Come sta, signora Elena? Com'è che faceva quello straordinario messaggio, Elena? Scusa, ricordacelo. Quando vuoi, capito? Ma non perché non vuoi conoscere questa signorina? No, ma sai, la maggioranza silenziosa non opera alla luce del sole. La maggioranza silenziosa opera con grande discrezione, con eleganza. Con, no, senti, non... cosa ti piace di Parenzo? Ecco, ma cosa c'entra questo? No, ma io voglio di discussione. Fammi capire. Lo so che ci sono stati risultati elettorali, cioè tutto quello che ti pare. Sì, esatto. Però voglio capire, da Elena, cosa ti attrae di Parenzo? Dimmi un paio di cose. A me piace molto il modo in cui Parenzo si esprime. Quindi, quando lui comunque fa certi discorsi, anche il modo in cui attacca le persone, sì, cioè, lo fa sempre con un certo modo di fare. E quel modo di fare, comunque, è attraente. Cioè ti eccita. Ti o no, con grazie, Parenzo, cara, no? Adesso... Ah, sì, ma non è, allora, lui è in grado di dire parolacce, di essere volgare, lo fa tranquillamente, ma non sempre, quindi cioè pondera molto le parole che usa, mi piace molto come, cioè, a te piace questa capire modalità, diciamo, no, di questa eleganza, cioè, ma signora eleganza, cioè tu vuoi essere portata fuori a cena prima, oh, mamma, cioè, mia, prima... ma che te ne frega a te, non ho capito, non lo sto chiedendo a lei, cioè ti piace essere corteggiata? Sì, assolutamente sì. Cioè non la dai alla prima botta, come ti diciamo esprimi? Facciamo come... una cernita all'ingresso, via, dai. Esatto, selezione. Ti è non successo, è che si volantina via, ma che discorso ti è successo di farlo il primo giorno, la prima ma sera? Adesso, che... ma che te ne frega della sera? Forse una volta, beh, molto sì, moderata, parenziana, molto parenziana da questo punto di vista. Senti, ma voglio dire, tu pensi di poter piacere al signor Parenzo?
Oh mamma mia, ma ti posso, come anche ha detto il signor Twitter, non posso competere con Natania oggettivamente. Ma adesso, ma io non capisco cos'è sto dibattito che ha aperto con questo miserabile di Cruciani. Vede signora, io quanto le chiedo scusa, alta? Cruciani, quanto intende... sei alta? 1,60, quindi per Parenzo dovrei andare bene. 1,60 è buono, 1,60 buono, molto buono. Hai qualche caratteristica principale, cioè il seno prosperoso. Ma che c'entra? Per esempio, sei pulita, per esempio, i peli sotto le ascelle da ridere. Ma chi che ne sai? Ogni tu? Tre settimane dall'estetista si va via. Pure nelle parti intime? Oh mamma mia, non sì, sono una donna, sì. Via. Cioè depilata praticamente. Sei depilata o no, Elena? Oh mamma mia, ma fammelo chiedere, ma che ti frega? Datole, per cortesia. No, Parenzo, aiutami, vieni in aiuto, via. Potrebbe essere, via. Potrebbe essere, sarà così sicuramente. Depilata, dunque, Parenzo, metti Dani in pace. Ma cioè... no, ma ti pare un tema in una giornata di post-ballottaggi come questo? Però la cosa è questa, mi devi fare una cortesia, Elena. Adesso io chiamerò un signore, gli devi dire in faccia Mauro? Quello che pensi, Mauro, esatto. No, sì. No, sì, devi essere forte, devi essere defero di fronte a Mauro, devi dire: caro Mauro, io penso di te questo, 1, 2, 3. Dai, è forte. Prima parlo io. Pronto? Mauro? Sì? Sono Cruciani, come va? Ma che vada? Sto chattando con della figa. Ma sempre, insomma, sempre. Ma che figa. Secondo te cosa? Con l'obitorio sta chattando al massimo. Per prenotare il loculo. Io sabato ero con uno di 28, imbecille. Sì, ma figurati. Stavi chattando con l'obitorio per prenotare il loculo. Ma sono sfigato. Con uno di 28. Sì, te la sogno una di 28, la devi pagare. Ma a me mai pagato al supermercato. Te la devi pagare, coglione. Al cimitero t'hanno preso. Una vedova di 80 anni, ma neanche. Comunque io non parlo con te, l'ho solo con Donato da Varese. Tu non sei nulla. Tu non sei nulla. Donato da Varese è il vero miserabile. Tu non sei nulla. Tu non sei. Donato da Varese. Tu non sei niente. Non esisti. Non sei niente tu. Donato da Varese ha carisma. Donato da Varese ha carisma. Altro che Mauro da Mantova, poveretto. È finito il tuo ciclo. Sei finito. Però fermo, aspetta, Mauro, ti ricordi Elena? Ti ricordi Elena, quella che ha chiamato l'altra volta, che è innamorata di Parenzo? L'ho anche sistemata su YouTube. Sì, ma che ne sa lei? Non lo sa. Elena, ma non me ne fotte un Elena, aspetta, Elena. Ascolta, a me mi colonio, non me ne fotte un cazzo. Aspetta. A me colonio, me ne fotte un cazzo. Aspetta. Sai cosa mi fotte a me? Cosa? Mi fotte che quando chiamo Leila, viene qua, mi fa 3 ore di sesso con me. Ma che Leila? Ma chi è questa? Aspetta, ti faccio Elena, di quello che pensi. Sì, ma a me non me ne frega. Aspetta, parla con Elena. Mauro, volevo capire, Leila è un'assistente sanitaria Cristiani o una ragazza? Sì, un'assistente cristiana, ma vai a fare in culo, idiota. Ma come ti permetti con una signora? Elena vuole dirti cosa pensa di te perché ti ha visto in foto, vero Elena? Ma a me non me ne fatto un cazzo di quello che pensa. Aspetta! Perché a me proprio mi hanno tutti capucci alle basse. Naturale? Perché è veramente agghiacciante, cioè per un uomo della sua età, Mauro, oggettivamente, quel colore lì, cioè non le sta bene, ma poi è anche tutta la forma fisica. Io capisco che abbia perso il lavoro per colpa di Monti, dei Benedetti, eccetera, però cioè di darsi una sistemata. Cioè, okay. Non è che possono fare le operatrici sanitarie della carità, però... Ma insomma, te, ma chi te c'è in culo a te? Ma come ti permetti? Opinabile, opinabile. Sei in culo, opinabile. Ma vabbè, fa niente. Ma io ti ho cercato te. Ma te, ma nemmeno se lo sbatti sul muso ti scopo. Ma ha detto che sei un cesso. Sei un cesso. Ma non me ne fotto un cazzo di quello che dice lei. Ma su questo non c'è dubbio. Cesso che una ragazza di 28 anni mi rimorchia al supermercato e chiede se può venire a trovare. Ma se può trovare il cesso con me. Quello di studio pazzesco, una ragazza di 28 anni. Vabbè, salutalo, Elena. Salutalo a modo tuo, dai, salutalo. Grande Mauro, grandissimo. Continua così. Che me ne fotti a me? Sei veramente un cafone di fronte a una ragazza così. Sei veramente un cafone. Ma voi ragazzi, ma che cazzo ce ne frega? Ma chi me la frega a me di quella lì? Ma io non ce l'ho nemmeno per i coglioni. Ciao Mauro. È uno che vuole solo visibilità. Ma la visibilità che io volontariamente ho avuto non la farà mai. Sei imbecille. E vandala a fanculo ancora. Arrivatela a fanculo. Stronza. Forse è finito. Hai ragione tu, Parenzo. Forse è finito. Totalmente. Forse... questo è il suo epitaffio.